Buongiornissimo e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale YouTube. E sì, come avete appena letto al titolo e visto la copertina, oggi sono qui appunto per giocare finalmente a Dress to Impress. Dress to Impress è un gioco di Roblox che praticamente è andato viralissimo in questi giorni. Infatti io ci sto giocando in realtà da un bel po', cioè ci gioco ogni sera in chiamata con le mie amiche, ci gioco in qualsiasi momento libero. Questo gioco è troppo bello, però in realtà mi è venuta appunto l'idea di portarci un video sopra, di portarci proprio un video sul canale dopo aver visto il video di Marta Daddato. E quindi niente, l'ho visto letteralmente, ho finito di vedere letteralmente 5 minuti fa, adesso sono qui per registrare perché non so come non mi sia venuta in mente l'idea di farci un video su questo gioco. Ok, sono appena entrata. Ok, il round proprio sta partendo adesso. Il tema è Mean Girls. Io lo farò ispirato al film che ho visto, però non mi ha fatto tantissimo impazzire. E andrò, penso, a ricreare Regina. Allora, direi prima di tutto di andare a cambiare il colore della pelle. Ok, così un po' vampiro. Io la lascerei così. Mettiamo subito questa maglia qui nera. Però, ok, no, in realtà così mi va più che bene. Ok, mettiamola più scura. E sotto volevo andarci a mettere, che poi riescono, le bretelle blu, perché nel film ce le ha così. But se poi si vede lì mi dà un po' fastidio, quindi devo assolutissimamente cercare un modo per coprire questa cosa. Allora io direi di provare così e poi facciamo così. Perfetto, dai, ci sta? Che dite? Io dico assolutamente sì. Poi allora le mette dei jeans a zampa, da quel che mi ricordo, quindi di mettere questi. E il colore non so se cambiarlo, perché secondo me questo ci sta benissimo. Non mi ricordo sinceramente che scarpe abbia all'interno del film, quindi gli vado a mettere queste qui che secondo me ci stanno, dai. Nell'outfit che voglio andare a ricreare, Regina ha appunto una coda bassa di lato che non penso ci sia all'interno del gioco. Quindi le cose sono due: o gli metto una treccia, però non lo so, cioè non è che mi ispiri più di tanto, però penso che andrà a finire così perché è la cosa più simile a una coda bassa che ci sia. Sembra più Elsa di Frozen, ma ce la facciamo andare bene. E come faccia mi sembra le abbia gli occhi azzurri, però tipo la faccia un po' più tipo antipatica, quindi fammi pensare. Forse lascio questi però. Secondo voi sembra Regina? Perché secondo me non sembra molto Regina. Servirebbe anche una cintura che lei mi sembra abbia marrone. Non mi ricordo con precisione, però perché ho visto il video qualche ora fa su TikTok, tipo una clip di Mean Girls, e quindi farò insomma come mi ricordo. Raga, gli devo cambiare i capelli. Non so assolutamente come farli, cioè così non mi piacciono. Ho pochissimo tempo e boh, quasi quasi tipo gli aggiungo soltanto così qualche ciuffetto giusto per, ma sinceramente non so proprio come fare a far capire che non è Elsa. Poi gli metterò una borsa a caso, perché boh, non mi ricordo quale lei abbia, quindi questa qui sarà la tua borsa. E basta, adesso aspettiamo. Intanto andiamo un po' a vedere. Oddio raga, mi sono buggata. Ah no, ok. Oddio raga, c'è uno che l'ha fatto uguale a me. Mi sento male. C'è una traditrice che mi ha palesemente copiato. Come ti permetti? No, allora, se capita prima lei, durante la sfilata, prima che io, mi arrabbio. No, mi sa che il personaggio è quello biondo. Gli metto 3 stelle perché penso di aver capito chi è. But, non lo so. Questo, non so chi mi stia rappresentando. 2, perché, cioè, dai, 1 lo do soltanto se devo essere proprio cattiva, però non so cosa mi rappresenti questo outfit. Ok, carino, lei penso abbia fatto proprio la protagonista del film, quindi mi metto 3, dai, 3, non sbilanciamoci troppo. Ok, ecco, meno male che sono uscita prima io di quella che mi ha palesemente copiato. E niente, dai, si capisce secondo me, adesso lo scrivo in chat chi è. Mi hai copiato, vergogna. No, però sapete che in realtà ci assomiglia più il suo. Però gli metto 2 perché nella mia testa mi ha copiato, quindi in realtà poi magari non mi ha manco visto, però mi ha copiato, quindi cioè, bro, io dico di no. Che poi, raga, che urto. Cioè, se ci giocate anche voi, fatemi sapere, ma ditemi che non è troppo urtante quando fanno vincere quelli che, tipo, non, cioè, sono arrivati all'ultimo e non si sono vestiti soltanto perché gli fa ridere il fatto che, cioè, non hanno fatto niente. È una cosa che mi urta molto. Sta. Mi piace la classifica. Mi piace, mi gusta. Vediamo io quando sono arrivata. 7ª, cioè mica era così brutto. Vedi, diversa perché il mio telefono ha deciso automaticamente, così di sua spontanea volontà, di eliminare tutta la seconda parte di video. Quindi sono qui appunto per giocare qualche altro round. Ok, fra 2 secondi vediamo qual è il tema. Speriamo che sia un tema decente. Allora, minimalista o... come si dice? Massimalista? No. Come si dice? Penso minimal. Cioè, però che tema del cavolo è? Cioè, io che ci dovrei fare con minimalista? Vabbè, faremo una cosa molto troppo semplice per i miei gusti, però direi di fare tipo così. Ecco, io farei esattamente una cosa di questo genere. Ovviamente cambiamo il colore della pelle perché
non è un alieno. Comunque mi fanno straridere le facce col naso. Cioè, raga, allora, nulla contro i nasi, però sono veramente brutti in questo gioco. Cioè, vi prego, non mettiamo i nasi, perché io a qualunque persona metta una faccia col naso do una stella. Hashtag Team Voldemort. No, scherzo. Devo ancora... non so che occhi mettere, sinceramente. Non ho proprio la più pallida idea. Come i capelli non so quale andare a mettere, perché non so che capelli possa avere una persona che abbia uno stile minimal. Quindi boh, io li metterò semplicemente lisci e biondi. Ok, dai, secondo me così ci sta. E forse la vado anche a levare questa, perché boh, mi disturba. Come scarpe vado a mettere queste qui, molto semplici. C'è, raga, outfit osceno, veramente uno dei più brutti che abbia mai fatto, ma sinceramente non ho idee, proprio zero. Ok, io ho finito, adesso me ne vado nel mio nascondiglio, che sarebbe appunto questo qui. E cioè, non so se tipo lo sapete, ma su questo gioco c'è anche tipo una lore esterna, tipo dell'estetista che in realtà è stata rapita, che poi boh, appaiono i codici e i vestiti strani, insanguinati. Comunque, prima o poi voglio fare un video dedicato, perché ci sono un sacco di easter eggs, e secondo me lo vogliono far diventare proprio, anche con i prossimi aggiornamenti, lo vogliono far diventare tipo un gioco mystery. Perché ad esempio appunto questa stanza è molto creepy, e in realtà c'è anche tipo il nome Lana, appunto, che è quella della diva rapita. Boh, secondo me ci faranno qualcosa di interessante, e si spera in realtà, perché mi piacciono un sacco tipo questi easter eggs. Non mi merito assolutamente di arrivare sul podio. Ok, inizio il round. Allora, questa qui che in realtà dovrebbe essere una mia amica, boh, carino, però non capisco se è penso sia minimalista. Dai, gli metto 3 stelle. Questo qui anche penso sia minimalista, però boh, così è un po' troppo. Metto 1 soltanto perché è troppo troppo semplice per me. Questa sono io palesemente quando entro ed è troppo tardi per creare qualsiasi cosa. Ah no, non è vero, no, era carina l'idea. Dove c'era minimal, però non c'era niente, appunto per quello. Vabbè, ti meritavi più di una stella, sappilo. Non ho capito. Boh, ma tipo maximalista non doveva essere almeno una cosa sensata. Cioè, così a me non sembra sensato. Cioè, non lo so, magari non ho capito io il tema. Però, non lo so, per adesso non ce ne sta uno decente. Allora, questo carino, but, cioè, ti metto 3. Però non ho capito da quale delle due parti ti sei schierata, sinceramente. Oddio, tocca a me la prossima. Facciamo boh, un po' di giri, poi facciamo un po' così, tra l'allero, tra l'allì. È arrivato l'ultimo, oddio, carino però, 2, no, 2 perché boh, cioè, c'è troppa roba, ma no, non lo so, dai, 3, mi sento gentile, 3 diamogli. Non so quanto mi convinca questo podio, però dai, poteva andare peggio. Io quanto sono arrivata? Ultima, perché ultima? Why? Because... Il prossimo tema è sweet art. Che vuol dire? Cuore dolce? No, aspettate che cerco un attimo su Google. Allora, da quel che ho capito dovrebbe essere tipo una cosa con dei colori chiari, con tutti i cuori, ma non ho assolutamente idee su come fare e su cosa fare soprattutto. Ok, e non so se lasciare esattamente questi colori, perché in realtà secondo me ci stanno bene col tema, però boh, forse li andrei a mettere leggermente più sul rosso, ecco, magari più una cosa del genere, perfetto. E vado a fare la stessa cosa ovviamente pure con la gonna. Mi vado a mettere appunto allora, i capelli, direi di fargli le due codine dietro, cioè una cosa del genere, aspettate. Ecco, andrei a fare magari una cosa di questo genere. Fatemi cambiare i colori dei capelli, sto impazzendo. Ok, ok, no, secondo me questa ci sta molto molto di più. Vado poi a mettere appunto queste scarpe qui, che secondo me ci stanno benissimo, con magari anche i calzini. E poi, ma se tipo gli metto queste calze, no? Fa un brutto effetto. Aspettate, proviamo a mettere i scaldamuscoli che ho attraverso i codici. Tra l'altro ne devo aggiungere altri, vabbè. E però, boh, che colore? Secondo me, per adesso, ci sta. Oddio, ci sono questi cosi troppo carini, però sembra un po' un alieno, ma va bene. E poi, vabbè, ovviamente vado a mettere questo, perché letteralmente, nel nome del tema c'è letteralmente scritto la parola cuore, quindi assolutamente. Ok, io direi che in realtà così è perfetto. E, boh, un'altra cosa che sarebbe stato carino metterci era tipo, allora, o l'orsacchiotto, però avendo già il cuore potrebbe essere troppo. Aspettate, fatemi vedere. Oddio, non lo so. Ok, no, forse è un po' troppo. Questa è sempre appunto la mia amica. Stracarino, ma non mi piace la faccia. Vabbè, dai, gli metto 3. Anche in questo round gli metto 3. Io quando non capisco i temi, a me. Dai, raga, secondo me è carino. Cioè, ho fatto di molto peggio, tipo prima. Carino col gatto. Devo aggiungere 3 codici, assolutamente il gatto, perché è troppo carino. E boh, dai, gli metto 3 anche a lei. In questo video mi sa che non arriverò manco una volta sul podio a questo punto. Il primo posto meritato... Basta, c'è un complotto. Palesemente un complotto. Perché sono arrivata di nuovo ultima? Cioè, era stracarino.
me lo dico da sola, sì, me lo dico da sola. Cioè, non posso arrivare, cioè, due partite forse sono arrivata sempre ultima. Poi è una cosa molto divertente perché probabilmente questo video si chiamerà tipo, boh, vinco sempre se resto impressa. Ci fosse una partita in cui ho vinto. Mi è appena arrivato un messaggio della mia amica, che è la stessa appunto che è in questo gioco, che mi ha scritto anche lei che è scioccata dalle classifiche. Io, cioè, ma poi vince, mamma mia. Ok, devo stare calma. Ok dai, facciamo l'ultimissimo round proprio al volo. Anche perché mi dovrei vestire per scendere. Però vabbè, cioè, ho detto, approfittiamone. Vediamo se almeno una volta riusciamo ad arrivare sul podio. Allora, adesso andrò a fare il mio classico outfit di Dress to Impress, che faccio sempre, cioè, tipo almeno una volta al giorno devo fare un outfit di questo tipo. Cioè, non è che li faccio tutti uguali, però la base è questa. Praticamente si vanno a mettere i capelli con treccine, tipo questi, che sono un po' più particolari, li metto scuri. Come faccia? Solitamente vado a mettere, non lo so, qualcosa con gli occhi veri, tipo ad esempio questo mi piace, perfetto. Vado a scurire un po' il colore della pelle, poi vado a mettere, cioè in realtà il vestito, che in questo caso andrò a mettere appunto questo, dov'è? Ok, questo qui che ho preso appunto dei codici, gli vado a mettere come modello questo qui appunto con i brillantini d'oro. Io con questo outfit arrivo sempre sul podio. Quindi, se oggi non ci arrivo, vuol dire che il server è truccato. Ho deciso io. Vado ad aggiungere poi in realtà questo fiore qui col centro chiaro. Dai, mi piace. E come scarpe vado a mettere quelle che ho messo nel round di prima, che sono appunto queste qui. Il tema è party girl, quindi vorrei andare ad aggiungere qualcos'altro, non lo so, un po' più di colorato. No, così sembra troppo caraibica. Sinceramente non so cosa aggiungere, perché così mi sembra anche un po' troppo semplice, cioè per essere un outfit appunto da party. Ok, il mio outfit è pronto ed è questo qui, che non riesco a farvi vedere. Ottimo, comunque è questo qui. E adesso io per il minuto e 50 che resta vado a prepararmi per scendere. Poi mi sono persa all'inizio della sfilata, però vabbè, sono arrivata proprio adesso che tocca a me, quindi almeno perfetto. Mettiamo un po' questo qui. Non è tanto da party girl, cioè per carità, carino. Poi senza scarpe, vabbè, due dai. Queste qui carino, tre dai, gli metto tre perché dai, si sono anche abbinate il fiore, apprezzo. Boh, questa è una fatta di ghiaccio, vabbè dai, gli metto tre e apprezzo l'originalità. Oh, allora, no, dai, ho detto perché appunto la mia amica è arrivata prima, quindi... Wow. E quinta, basta, perché arrivo sempre così basso? Raga, io questo outfit vinco sempre, basta, mi sono arrabbiata. Oggi dress to impress, non dress to impressa. Vabbè, detto ciò, io spero appunto che questo video vi sia piaciuto lo stesso. E niente, detto ciò, questo video termina qui, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!